Buongiorno Davido, rapidissimi, un aggiornamento su quello di cui parlavamo ieri. Il presunto attacco hacker all'Agenzia delle Entrate non è avvenuto. In effetti Lockbit si è sbagliata in qualche modo, ha comunicato erroneamente di aver attaccato i server dell'Agenzia delle Entrate, quando invece, come giustamente riferito da Sogei e Agenzia delle Entrate, la vittima di questo attacco è stata una terza parte, diciamo così, un'azienda, uno studio collegato con l'Agenzia delle Entrate, che in qualche modo gestisce dei dati, non si capisce bene come, di Agenzia delle Entrate. Questo studio è Studio Terruzzi e diciamo che non è complessissimo capire com'è possibile che sia stato attaccato, ma lasciamo ad altri indagare queste cose. Fatto sta che in questo attacco sono venuti fuori dei dati riconducibili all'Agenzia delle Entrate, e però, a quanto riferisce Gesis, che è l'azienda a cui Studio Terruzzi è collegata e per cui gestisce questi dati, sono dati vecchi, sono comunque una minima parte di quelli complessivi e non sono direttamente riconducibili a dati personali attivi di clienti o di cittadini, insomma, in questo momento, quindi tutto a posto, nessun problema. Ci fidiamo e questo è quello che viene comunicato ad oggi, quindi tutto a posto? Insomma, diciamo che se è tutto a posto per quanto riguarda un attacco diretto all'Agenzia delle Entrate, il fatto che esistano queste terze parti che hanno questa gestione di dati non propriamente su sistemi aggiornatissimi, come si può facilmente verificare, secondo me un campanellino d'allarme dovrebbe lanciarlo. Non che sia una novità incredibile che nessuno se l'aspettasse, però insomma, ecco, potrebbe in qualche modo far scattare qualche ideuzza su come girano dati personali, in che stato sono, in che stato è l'avanzamento digitale di tutte queste compagnie collegate a PA e ad aziende statali, che hanno invece dati sensibili che magari sono protetti, ma che quando vengono comunicati all'esterno hanno qualche problema. Perfetto, chiudiamo. Chiudo però con una novità da parte di GitHub, perché sapete che NPM è di proprietà di GitHub, è gestita da GitHub. Ci sono tre belle novità su NPM introdotte proprio adesso da GitHub. La prima è un login via web, quindi la possibilità di fare login direttamente da web. Questo abilita una serie di cose, ovviamente rende più facile anche la procedura di login, di autenticazione. Poi c'è la possibilità di collegare al proprio account NPM l'account GitHub e l'account Twitter, e anche lì facilita un po' le procedure di login e di registrazione, ma anche abilita una procedura di recovery dell'account più semplice. Dopodiché, per finire, c'è un nuovo sistema di signature dei pacchetti NPM che rende più facile verificare che un certo modulo NPM sia effettivamente collegato a quello che dice di essere, quindi al suo autore e a NPM stesso. Si chiama NPM Audit Signature, questo comando da lanciare in command line per verificare la veridicità di questo pacchetto, e quindi renderà le procedure di verifica molto più veloci. Invece prima bisognava andare a fare un processo con PGP, che era decisamente più complicato. Chiudo tutto, c'è molto caldo. Fate i bravi, mangiate molte fibre e proteine. Ciao!